Caro consigliere, lei è la persona giusta perché, come ha detto, è avvocato. Allora, in una recente manifestazione al Consiglio regionale del Lazio, promossa da Equidiritti e da Procase, è venuto fuori il problema che non riguarda solo Rocca di Papa, ma che a Rocca di Papa, da quello che è stato riferito, c'è una consistenza di oltre 2.000 domande di sanatoria che attendono un esito. Ora, a parte l'accordo fatto dal Tribunale di Velletri con la Regione Lazio, che in pratica discrimina chi sta sotto la giurisdizione del Tribunale di Velletri da chi sta sotto un altro tribunale. Ecco, ma a parte eventuali speculazioni edilizie, il problema di coloro che hanno fatto casa per esigenze vere, inascoltati dalla politica che non si accorgeva delle necessità del territorio, coloro che hanno pagato quanto previsto dal condono del 2003. Ecco, possono trovare accoglienza qui e comunque lei come posizione politica che cosa può dire a queste persone? Io posso dire che sono totalmente dalla loro parte. Ho già detto in campagna elettorale che non si può, non si deve demolire alcunché. E vi spiego la motivazione. Questo lo dissi anche l'ultimo giorno dal palco, perché prima di demolire questi immobili dovrebbero arrivare gli avvisi di garanzia a tutti i responsabili dei sindaci che si sono succeduti in questi ultimi 20 anni, consiglieri comunali, giunta, comandante e carabinieri, guardia forestale, guardia parco e chi più, vigili e chi più ce n'ha ce ne metta, perché non si può immaginare che queste persone hanno costruito circa, stiamo parlando di circa 2.000-2.500 immobili abusivi sul territorio, ma non stiamo parlando di casette di 30 metri quadrati, qui stiamo parlando di case in cemento armato anche a due piani, ma questi che hanno fatto non vedevano quando passavano le autobotti. Questi non vedevano i lavori, ma poi come chi gliel'ha fatti gli allacci? Quindi c'è una corresponsabilità che si devono assumere tutti quanti, l'aspetto politico, le forze dell'ordine, quindi anche la procura ne deve tenere da conto di questa cosa, perché che cosa hanno fatto? Ha pure il procuratore e la procura che dopo 13 anni abbiamo una sentenza. Prendi un attimo per favore, dopo 13 anni manda l'ordine di acquisizione, quindi manda i nominativi per effettuare le acquisizioni, quindi sì, ne parla proprio dal 2003, quindi dal 2003, quindi manda l'ordine al comune per le acquisizioni e anche la procura che non sta rispettando le regole, perché comunque una persona dice vabbè, lui c'è stato, ma questa gente ha pagato le tasse, questa gente ha pagato gli oneri concessori, è un vero dilemma e una grossa problematica, perché tu oggi ti trovi la legge è chiarissima, la legge è proprio cristallina, ti dice che l'acquisizione è al fine della demolizione, non ci sono santi e madonne. L'unica possibilità è quella di trovare, di acquisire per pubblica utilità. Che vuol dire acquisire per pubblica utilità? Vuol dire che gli immobili, laddove, ci siano delle necessità, ma pubblica utilità significa creare scuole, asili, ricovero per anziani, palestre, quindi attività sociali, possono essere acquisite ma non demolite. Qua stiamo parlando di villette, di abitazioni di questo tipo. Beh, c'è pure il problema dell'immigrazione, no? Non si sa dove mettere. No, ma arriviamo anche a questo, perché poi nel momento in cui tu acquisisci, allora intanto dovresti demolire a spese di colui che l'ha costruita, però
giustamente c'è perché non c'è i soldi, perché stiamo parlando di circa 70-80 mila euro ad abitazione, il costo di demolizione e di smaltimento, quindi non ci sta. Se ne dovrebbe fare carico il comune e poi richiederli, quindi stiamo parlando di cose fuori da ogni, da ogni grazia di Dio. In secondo luogo, se noi dovessimo acquisire semplicemente mantenere in piedi, ci sarebbero anche lì dei costi esorbitanti, perché dobbiamo andare ad analizzare tutta la messa in sicurezza, quindi la stabilità dei fabbricati, vedere se hanno l'abilità, l'agibilità e tutto e quant'altro. Sono dei costi che oggi, per esempio, il comune di Rocca di Papa non si può assumere minimamente. Io avevo già paventato quale poteva essere una soluzione, ma a questa giunta sembra che da un orecchio entra e dall'altro gli esce, e poi ritengo che l'assessore all'urbanistica non sia in grado di gestire una cosa di questo tipo. Primo, ma non per qualche cosa, ma perché è incompetente per materia, come lo sono anch'io incompetente per materia, perché qui ci vuole urbanisti seri, non ci vuole né un avvocato, né un geometra, né un ingegnere, un architetto, ci vuole un urbanista serio. E l'unico modo per tentare di salvare questa cosa è fare una conferenza di servizi, ovviamente con la provincia, regione, ente parco e Stato, per fare in modo che di salvare questi immobili, perché oggi nella situazione in cui siamo non c'è la possibilità di teoricamente di sanarli. Io ho presentato l'altro giorno un'interrogazione e forse è un'ipotesi che è molto vicina a quella dell'acquisizione e salvaguardia per pubblica utilità. Sono comprato un bel testo sull'urbanistica, in questo viene prevista la possibilità di non demolire, ma deve passare per il consiglio comunale, e il consiglio comunale, con il parere sia dell'ambito dell'assessore urbanistica che quello dell'ambientale, bisognerebbe verificare che non ci siano vincoli ambientali urbanistici che creino delle problematiche. Allora a quel punto si acquisisce e teoricamente possiamo addirittura lasciarle a coloro che ci sono dentro, ma ci deve essere la volontà di farle queste cose. Tant'è vero che io ho parlato con il sindaco, ho detto guarda, leggi bene questa interrogazione, forse è una soluzione, ma non per dare una mano al sindaco, ma per dare una mano alla cittadinanza, perché qui quando prima o poi succederà che la procura dirà io vi ho mandato degli ordini, delle attività da fare, voi avete acquisito, dove stanno le demolizioni? Qui c'è una sentenza che rigetta il ricorso al TAR totalmente, e vuol dire che dopo che mi hai rigettato il ricorso al TAR io l'immobile non solo è acquisito ma lo devo demolire, e quindi il vero dramma c'è.